TV Radicale, decimo congresso Radicali Italiani. Siamo in compagnia di Yuri Guaiana, membro del direttivo dell'Associazione Radicale Certi Diritti. Questa sera parleremo del libro Dal cuore delle coppie al cuore del diritto, di cui Yuri ha curato appunto l'edizione per Stampa Alternativa. Grazie, sono a disposizione per qualunque domanda. Sì, guarda, diciamo che io vorrei sapere più che altro cosa ti ha spinto a scrivere questo libro e quali motivazioni che lo hanno generato. Sì, allora l'idea che è non solo mia ma di tutta l'Associazione Radicale Certi Diritti, io ho fatto solo la curatela, è quella di dare a... offrire, come dire, al paese una possibilità di memoria, cioè inserire nella memoria collettiva questa grande esperienza che è stata appunto la campagna di affermazione civile. Coppie di persone dello stesso sesso hanno deciso di uscire allo scoperto, anche come coppie, hanno deciso di mettere nella città, nella polis, nella comunità di appartenenza il loro amore, la loro legittima richiesta di riconoscimento e di iniziare un dialogo con le istituzioni, oltre che con la cittadinanza, ma soprattutto con le istituzioni, perché hanno preso, si sono recate negli uffici di stato civile dei loro comuni e hanno iniziato questo dialogo molto modesto con le istituzioni, proprio dalla base delle istituzioni, al primo ufficio al quale si va in genere per chiedere le cose più elementari, su, fino a dialogare con il massimo organo istituzionale d'Italia, che è la Corte Costituzionale, chiedendo di essere riconosciute come tali, loro e il loro sentimento e la loro affettività. Quindi in pratica in questo libro si chiede il diritto al matrimonio come diritto fondamentale da tutelare e quindi da estendere anche alle coppie omosessuali. E in questa campagna chiede semplicemente l'eliminazione di una discriminazione, chiede il rispetto della legalità europea, perché è proprio nei trattati europei, nel Trattato di Lisbona in particolare, che ha accolto la Carta di Nizia, che si dichiara, si scrive a chiarissime lettere che il diritto alla famiglia è un diritto fondamentale, un diritto che tutti i cittadini europei devono avere, e la discriminazione sulla base del sesso per l'accesso all'istituto matrimoniale è chiaramente una violazione di questo diritto fondamentale sancito dal Trattato di Lisbona, che ricordiamo è un trattato che è immediatamente applicabile anche in Italia. Quindi questo parliamo di comunque il Trattato di Lisbona, ma la nostra Costituzione per quanto riguarda l'uguaglianza, o comunque degli articoli che si riferiscono alla pari dignità dei cittadini, noi prendiamo ad esempio l'articolo 29, ma ce ne sono anche altri, avrebbero una valenza per quanto riguarda la sentenza o comunque la regolamentazione di questo che è un diritto fondamentale? Ma certo, la nostra Costituzione parla di pari opportunità, parla di uguaglianza al diritto all'articolo 2, e non solo la Costituzione parla chiaramente di diritto all'uguaglianza, a prescindere dalle condizioni personali e quindi anche dall'orientamento sessuale, per non parlare naturalmente del sesso che è inserito all'interno dello stesso articolo, ma la Corte Costituzionale con la sentenza 138 del 2010 interpreta questo articolo 2, che è tra i principi fondamentali della Costituzione, quindi di grado ancora più elevato dell'articolo 29, interpreta questo articolo includendo chiaramente le coppie omosessuali. Quindi dice chiaramente che le coppie omosessuali devono avere pari dignità e pari diritti con tutte le altre coppie, scritto dalla Corte Costituzionale. Dopodiché, dice la Corte Costituzionale, sta al Parlamento decidere la forma attraverso la quale riconoscere questo diritto, che però è un diritto costituzionalmente riconosciuto.
L'Associazione Radicale dei Certi Diritti, prima di altre associazioni, si sono appunto avvalsi dell'avvocatura di, in questo caso, di Rete Lanford. Quanto è importante, quanto è stato importante il sostegno da parte degli avvocati, come ad esempio Marilisa D'Amico e altri che comunque si sono battuti e continuano quotidianamente a battersi per le coppie e per affermazione civile e perché anche il diritto al matrimonio sia garantito anche in Italia? Fondamentale, naturalmente, la stessa campagna di affermazione civile nasce da Avvocatura per i diritti LGBT Rete Lanford. In particolare il ruolo di Francesco Bilotta è estremamente importante. Nel libro infatti c'è anche le memorie che Bilotta ha mandato alla Corte Costituzionale. Non sono state le uniche, anche Marilisa D'Amico, che tu hai citato, che è stata nel pool dei costituzionalisti che hanno difeso le coppie in Corte Costituzionale, hanno scritto varie memorie. Marilisa D'Amico non è parte di Rete Lanford, ma è stata poi fondamentale nel raggiungimento dello scopo, proprio perché questo è un elemento di metodo radicale, no? Noi abbiamo un obiettivo, chi condivide questo obiettivo si aggrega, si dà il suo contributo. Nel caso di Marilisa D'Amico e di Francesco Bilotta sono contributi fondamentali, perché avevano il sapere tecnico per fare questa cosa. Senza Avvocatura Rete Lanford non si sarebbe fatto nulla, ma naturalmente noi non ragioniamo per etnie o per appartenenze organizzative, come dimostra proprio l'affermazione civile. Chi ha avuto delle competenze, chi ha condiviso un obiettivo, si è unito e ha portato alla sentenza della Corte Costituzionale, e tuttora stiamo andando avanti con una fase 2 di affermazione civile, ancora aggregando. In itinere, diciamo, la cosa, quindi sta. Sì, certamente, perché la sentenza della Corte Costituzionale è un passo. Infatti la sentenza della Corte Costituzionale comunque non boccia la possibilità, anzi apre la strada alla legislazione, ai politici, perché mi pare che questo si diceva, cioè si diceva proprio questo: qualora la politica non riuscisse a colmare questo vulnus giuridico, si sarebbe fatta addirittura carico di creare qualcosa per porvi rimedio. Assolutamente, al contrario delle interpretazioni varie che girano nei settori conservatori della società italiana, e anche, devo dire, con qualche stupore in alcuni partiti di sinistra che danno delle interpretazioni un po' curiose della sentenza. La sentenza parla chiaro, il matrimonio civile, dice la sentenza, non è incompatibile con l'ordinamento giuridico italiano. La Corte Costituzionale non vuole entrare nella materia perché ritiene che sia di competenza del Parlamento, ma dice che qualora il Parlamento non provvedesse, sarebbe disponibilissima a sentenziare ulteriormente su dei casi specifici qualora questi emergessero in alcuni giudizi. Quindi affermazione civile continua, ci stiamo organizzando su appunto iniziative giudiziarie su casi specifici, ci stiamo organizzando con dei ricorsi invece al Consiglio d'Europa per avere, alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, per avere quel riconoscimento immediato senza passare da un Parlamento che in Italia, lo sappiamo tutti, il Parlamento è bloccato, ormai non si riesce più a fare niente, la politica italiana viene commissariata e per fortuna dalle istituzioni europee che ormai fanno programmi economici e di governo, perché non perché sono egemonici, ma perché il governo e il Parlamento italiani sono incapaci di fare alcunché. E quindi noi si va a cercare di appunto chiedere ancora una volta anche in questo campo l'aiuto europeo affinché si arrivi attraverso la via giudiziaria direttamente al risultato. Quindi in pratica tu mi stai anche dicendo che il diritto comunitario internazionale è una svolta per le battaglie dell'Associazione Radicale dei Certi Diritti.
quindi anche la stessa trascrizione di matrimoni contratti all'estero e quindi diritti negati in Italia delle persone che invece sono sposate legalmente all'estero, come lo stesso Ottavio Marzocchi e suo marito, sono purtroppo fantasmi in Italia. E quindi la stessa Associazione delle Cali Certi Diritti cerca di colmare questa lacuna giuridica. Certamente i piani su cui ci si muove sono vari, appunto è quello nazionale e quello europeo riguardo al ricorso, come ho detto prima, alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ma c'è anche tutto il problema della mobilità, perché per Schengen gli individui devono potersi muovere liberamente in tutti i paesi firmatari, sottoscrittori del Trattato di Schengen, però non si può pensare che i cittadini europei possano muoversi da un paese all'altro lasciando però a casa i propri diritti. No, perché questo impedisce chiaramente una effettiva libertà di movimento all'interno dell'Unione Europea. C'è tutto il discorso dei ricongiungimenti familiari. Adesso proprio il Consiglio d'Europa, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo tra qualche mese arriverà in quella fase di giudizio per la quale chiederà al governo italiano di dare conto del suo comportamento per il non riconoscimento di un ricongiungimento familiare tra una coppia per uno dei coniugi sposati in Nuova Zelanda di una coppia dello stesso sesso mista, cioè neozelandese ed italiano, e vedremo come il governo reagirà. Insomma, sono vari i terreni sui quali ci si muove, non bisogna trascurarne nessuno, bisogna continuare a chiedere impegno alle coppie che si mettano in gioco, che investano emotivamente, ma investono risorse economiche, certo con l'aiuto di Certi Diritti, che coordina, che aiuta il più possibile, con l'aiuto degli avvocati che supportano legalmente, spesso con le loro competenze, ma occorre questo movimento ampio, diffuso, che cerchi di percorrere tutte le strade per supplire ancora una volta alla incapacità della politica, più incapacità oppure alla ideologia di certa politica che non vuole riconoscere dei diritti fondamentali previsti dai trattati europei, non vuole abolire delle discriminazioni nel nostro paese. Siamo all'interno appunto del 10° congresso dei radicali italiani e da sempre i radicali parlano di antiproibizionismo. Io ti faccio una domanda: credi che l'antiproibizionismo, in questo caso il proibire il matrimonio e quindi il diritto per le persone dello stesso sesso o la stessa rivendicazione di sessualità come coppia omosessuale, sia un proibizionismo italiano sia da destra che di sinistra e quindi comunque un clericalismo sempre dominante da ambo le parti? Allora, in realtà in Italia non ci sono leggi che proibiscono il matrimonio tra persone dello stesso sesso, per fortuna, anzi la campagna di affermazione civile si basa proprio su questo, sul fatto che non essendoci delle leggi che proibiscono esplicitamente il matrimonio, si può cercare di sanare questa discriminazione che non ha nessuna base giuridica, tra l'altro. Il discorso proibizionista è invece un discorso molto importante che va a coinvolgere gli altri campi nei quali l'Associazione Radicale Certi Diritti si muove, che diciamo il più generale è quello della sessuofobia. Qui sì che da un punto di vista culturale soprattutto, ma non solo culturale, c'è una fortissima proibizione. Basti pensare alla prostituzione, per esempio, è vero che la prostituzione è legale in Italia, ma fino a che punto è legale? Ci sono delle realtà locali dove la legalità della prostituzione viene messa in discussione dalle delibere comunali, che sono quindi vanno addirittura in qualche modo a interpretare la legge nazionale in maniera assolutamente inaccettabile. Questo sì, il problema della sessuofobia e quindi di questa cappa moralista, clericale, proibizionista
su che cosa? Sul sesso, c'è sempre questo atteggiamento pruriginoso in Italia che bisogna andare a sotto le lenzuola dei cittadini, lo Stato deve entrare nelle camere da letto, andare sotto le lenzuola dei cittadini a capire che cosa fanno e che cosa non fanno. No, lo Stato deve stare fuori dalle camere da letto, fuori dai letti e lasciare che i cittadini decidano in maniera responsabile e autonoma che cosa fare della loro vita. Questo è un principio fondamentale di libertà. Quindi gli individui dopo il raggiungimento del 18° anno sono responsabili della loro esistenza, possono fare con il proprio corpo, con la propria anima, se vogliamo, quello che ritengono più opportuno, e lo Stato non è un educatore. Lo Stato serve a definire i confini all'interno dei quali i cittadini si possono muovere nella maniera più libera e autonoma. Punto. Adesso il prossimo obiettivo, diciamo il prossimo appuntamento, è quello del congresso dell'Associazione Radicale Certi Diritti, che si terrà a Milano dai giorni 2, 3 e 4 di dicembre. Vogliamo invitare i nostri amici web ascoltatori, ma anche tutte le associazioni radicali, a partecipare numerosi al congresso, anche perché noi crediamo, penso, come Associazione Radicale Certi Diritti, che i diritti siano di tutti e non solo delle persone omosessuali, ma ci si debba rivolgere a tutto il mondo civilizzato e civile, all'Italia civile, per poter portare avanti delle battaglie che appunto sono di tutti. Certamente, appunto, il 3 e il 4 dicembre ci sarà il congresso, preceduto il 2 di dicembre da un convegno sulle coppie dello stesso sesso e sul diritto comparato, cioè come le diverse legislazioni europee affrontano la tematica e come si può creare delle sinergie per riuscire ad affrontare nel miglior modo possibile le discriminazioni che ancora esistono in alcuni paesi europei, con nomi molto importanti come appunto Marilisa D'Amico, ma anche Carlo Rimini, che è uno dei più importanti studiosi di diritto familiare in Italia, e poi appunto il nostro congresso. Anche qui importantissima la partecipazione di tutti, quindi per favore venite a Milano dal 3 al 4 di dicembre al congresso di Certi Diritti, che tra l'altro è il quinto. Certi Diritti compie un lustro e quindi ci saranno varie personalità importanti a questo congresso. Ci saranno varie personalità importanti di profilo internazionale, ci sarà il presidente dell'UNAR, che è l'ufficio di antidiscriminazioni nazionali, che ci farà una relazione, ci saranno personalità delle istituzioni milanesi, perché Milano è una, diciamo, delle città più importanti d'Italia, la città con la maggiore comunità LGBT, deve essere il traino per tutta l'Italia per tornare ad essere in Europa. È anche collocata geograficamente più vicino ai confini europei, quindi da qui deve partire quel vento nuovo che la campagna elettorale milanese ha tanto sbandierato. Vediamo se effettivamente questo vento nuovo farà qualcosa. Noi abbiamo deciso di andare a Milano proprio per questo, per offrire alla città una possibilità di dialogo, di creazione di sinergie, di creazione di alleanze. Un'altra parte importante del nostro congresso sarà appunto un tavolo, un panel, un workshop che faremo con tante altre associazioni, perché, come giustamente hai detto tu, stiamo facendo un'azione di difesa delle libertà individuali, dei diritti civili ad ampio raggio. Il matrimonio tra le persone dello stesso sesso non può essere visto come una battaglia di nicchia, una battaglia ghettizzante delle persone LGBT. Il matrimonio del riconoscimento dell'accesso al matrimonio civile da parte delle coppie formate da persone dello stesso sesso è una battaglia epocale che serve a smuovere completamente il panorama dei diritti in Italia, ma dei diritti di tutti,
perché attraverso questo si liberano delle energie che portano addirittura allo sviluppo economico, la rimozione delle discriminazioni che imbrigliano, che mortificano gli individui, danno una carica di energia, ci sono studi sociologici, economici che lo dimostrano, che permettono anche una maggiore dinamicità sotto il profilo individuale, sotto il profilo sociale, che fa bene all'economia, e chi Dio solo sa, anche se non crediamo in Dio, quanto ne abbiamo bisogno in questo momento di vitalità, di iniziativa individuale, sia nel campo dei diritti sia nel campo dell'economia. E le minoranze ce lo insegna l'Europa, se lo insegna l'Europa, che parla di fattori di discriminazione che sono l'età, il genere, l'orientamento sessuale, la disabilità, l'etnia, la religione. Quindi siamo in tanti ad essere discriminati in Italia, e non solo in Italia purtroppo, ma spesso e volentieri soprattutto in Italia. Sono appena tornato dalla conferenza dell'ILGA, l'abbiamo parlato ieri sera, e ho proprio ancora sulla pelle la vergogna di quanto l'Italia sia il fanalino di coda di tutta l'Europa. Persino alcuni paesi dell'Europa dell'Est sono più avanzati sotto il profilo legislativo dell'Italia. Quindi è fondamentale mettersi insieme e cercare di insieme trovare strategie nuove per riuscire a migliorare la situazione. Questo è uno degli obiettivi del congresso di certi diritti. L'aspetto internazionale l'abbiamo detto, la questione della dinamica diritti-sviluppo, che anche sarà uno dei temi del congresso. Ringraziamo Yuri Guaiana dal cuore delle coppie, vi lasciamo con l'augurio di essere presenti al quinto congresso dell'Associazione dei Cali Certi Diritti a Milano dal 2 al 5 di dicembre. Buona serata a tutti, TV Radicale. Grazie.